Elissa, dal 2020, gestisce l'account Instagram di sua figlia di 11 anni. Carica foto della bambina in abito da sera, con body da ballo e tutine per gli allenamenti. Ha oltre 100.000 follower e c'è chi è disposto a pagare $9,99 al mese per avere più foto. Di solito nei DM riceve complimenti ed emoticon di faccine con gli occhi a cuore, ma non solo. Nel 2022 cominciarono ad arrivare altri tipi di messaggi. Sei una mamma così cattiva e malata, sei malata quanto noi pedofili, renderò la tua vita un inferno per te e tua figlia. Elissa fa parte di un ecosistema molto più ampio, quello dei kid influencer, con i profili gestiti dai genitori. Madre e padre sfoggiano i figli, l'obiettivo è ottenere sconti da marchi di abbigliamento, essere pagati per le sponsorizzazioni e macinare follower. Eppure, questa vetrina virtuale può degenerare rapidamente in un ricettacolo sotterraneo per pedofili a caccia di immagini di minori. Come rivela un'indagine del New York Times, le foto caricate su Instagram ricompaiono poi su gruppi Telegram, dove uomini adulti condividono in chat le loro fantasie sessuali. È come un negozio di caramelle, si legge in un commento. Sono così felice che queste nuove mamme promuovano le loro figlie. Non tutti gli uomini che seguono i profili dei kid influencer sono pedofili o malintenzionati. Alcuni sono nonni e padri dei giovani influencer che pubblicano complimenti o saluti. Eppure, tra i follower compaiono spesso uomini che sono stati accusati o condannati per crimini sessuali. Molti ricattano le madri per ottenere materiale pedopornografico. È successo anche a Elissa, l'hanno minacciata dicendo che l'avrebbero denunciata la polizia se non avesse portato a termine un piccolo compito. La madre non ha risposto e l'uomo ha inviato una mail alla scuola della ragazza dicendo che Elissa vendeva foto porche di sua figlia ai pedofili. La donna ha denunciato il ricatto allo sceriffo locale e i funzionari scolastici hanno archiviato il caso dopo aver interrogato sua figlia. C'è anche chi chiede di vendere i body usati delle figlie. Molti uomini infatti si definiscono collezionisti. Più i profili raccolgono follower, più è alto il rischio di attirare pedofili. Uno studio del 2020 condotto da Meta, società madre di Instagram, ha rivelato che 500.000 account di bambini ricevono interazioni inappropriate ogni giorno. D'altronde, non è strano trovare commenti come "sei così sexy" sotto l'immagine di una bambina di 5 anni con un bikini. Andy Stone, portavoce dell'azienda, ha spiegato che i genitori sono responsabili degli account e del loro contenuto e possono cancellarli in qualsiasi momento. Ma spesso anche queste precauzioni non sono sufficienti e una volta che le immagini cominciano a circolare nel mondo sotterraneo della pedofilia online, è già troppo tardi.